Buonasera ad Emilia Canonaco, benvenuti a questa nuova puntata di Direttamente. Anche oggi, come ieri, continuiamo a parlare dei temi caldi della sanità. La discussione partirà dall'ospedale civile dell'Annunziata, ma interesserà l'intero territorio regionale. Ieri tantissimi tra di voi avranno seguito la trasmissione del nostro direttore con il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Paolo Maria Gangemi. Oggi diamo spazio a posizioni diverse, allora passo subito a dare il benvenuto a Mario Marino, che è segretario regionale della CISL Medici. Grazie di essere qui con noi, dottore. Al suo Grazie a lei fianco per... potete vedere il dottor Sergio Abbonante, che invece è vice segretario regionale della ANAO Assomed. So già che rispetto a quanto detto ieri, esattamente in questo studio, dal direttore Gangemi, in modo particolare il dottor Abbonante vuole precisare delle cose, o meglio dire come la pensa lui, e sicuramente avremo modo di farlo. Però vorrei partire da un aspetto particolare, perché per chi ha seguito oggi i nostri telegiornali, da stamattina, probabilmente per alcune settimane, stazionerà davanti all'ingresso principale dell'Annunziata di Cosenza una tenda. Inizia ufficialmente oggi la protesta del personale medico, ma non soltanto medico, contro quello che è stato definito e che nei fatti è un forte depotenziamento di questo grande ospedale, o meglio di quello che dovrebbe essere un grande Un hub. ospedale, un hub. Prima della Previsto. trasmissione vi stavo chiedendo se nella storia dell'Annunziata c'è traccia di manifestazioni forti come questa alla quale siete stati costretti. Personalmente non me ne ricordo. Partiamo da due presupposti, che il medico non è responsabile di questa situazione, anzi il medico ne è vittima come il cittadino, in quanto il medico è sovraesposto anche dal punto di vista della responsabilità professionale, tant'è che spesso e volentieri è in prima pagina per presunte responsabilità rispetto ad azioni sospette di malpractice. E poi Parliamo dei sfatiamo, presunti casi di malasanità. appunto, e poi sfatiamo una leggenda metropolitana che sta diffondendosi a dismisura nei piani alti della politica regionale e soprattutto del tavolo massicci. Non è vero che ci sono medici che sono imboscati in qualche parte, non, Magari, dice lei. io almeno non so se in qualche caverna, in qualche anfratto, in qualche grotta ci siano, ma dal punto di vista dell'organizzazione che è attualmente in vigore nella regione Calabria, con i numeri ufficiali che ci sono, vi è una carenza molto forte di figure mediche. Questo comunque Sono lo ha detto lo 183 stesso direttore medici Gangemi. carenti, voglio dire, ma Nel Gangemi è il senso che direttore ormai è un generale, dato assodato. Gangemi lo può dire, ma no, io posso solamente dirlo, ma lui deve fare qualcosa di incisivo per cercare di risolvere il problema. La differenza tra me sindacalista e lui che è direttore generale è questo. Se no, allora viene al mio posto, io vado al suo posto e poi vediamo cosa può succedere. Perché non è che uno basta che io posso denunciare. Perché non ho le funzioni proprie del mio ruolo per poter incidere. Lui può andare a battere le mani e i pugni sul tavolo presso la regione e presso l'ufficio del piano, Ma il che in fatto che questi tre Gangemi ha anni... detto che queste mani ce le ha legate, Legate? E chi gliele ha legate? beh, la regione, Ah, ho i capito. commissari. Se gliel'ha legato qualcuno, non lo so. Comunque, quindi sfatiamo la leggenda metropolitana. Se no diventa una polemica col dottore Gangemi che ha le sue gravi responsabilità, ma non sono soltanto sue, perché noi dobbiamo cominciare a individuare il luogo e le persone che sono Ed è responsabili quello che di cercheremo di questo fare durante disastro. questa nostra Ecco. trasmissione. Dottor Abbonante, lei una protesta così all'Annunziata se la Ma ricorda? io devo essere sincero, in questi termini no. Proteste per problemi strutturali, mancanza di apparecchiature, altre cose sì, ma per come stiamo lavorando adesso, per la crisi in cui ci troviamo, con la carenza di, è più una carenza organizzativa che non strutturale, e questo è il problema. E noi stiamo cercando di fare il tutto possibile per poterlo risolvere. Il problema sale da molto lontano. È vero, c'è una mancata
come diceva il dottore Marino, non ci sono molti medici, ma non c'è un turnover di medici, non ci sono più giovani medici. Sa cosa significa? Che noi siamo ridotti a livello nazionale da 20.000 che eravamo a quasi 10.000, quasi la metà, e andremo sempre peggio. Ci sarà sempre peggio una carenza strutturale, anche di specialisti soprattutto, cosa che a noi manca principalmente. Questa mancanza di personale forse un merito ce l'ha, aver interrotto la discussione sulle carenze strutturali, no? Prima si parlava soltanto di quelle, l'annunziata cade a pezzi, ora non se ne parla più. Ma credo che prioritariamente sia questo più importante, la mancanza di personale, ma non tanto di quello medico, anche di quello infermieristico, di ausiliari, di persone di supporto che abbiano un minimo. Io l'ho sempre detto, l'accoglienza, in azienda non c'è l'accoglienza, cioè viene un malato, non sa dove andare, a parte quello che per l'urgenza, per un codice rosso che sa benissimo quali sono le procedure da seguire, ma per quanto riguarda invece un accesso normale, il paziente non sa dove andare, per cui l'accoglienza è una cosa minima che si può risolvere con poche cose. Altra cosa però è avere a che fare con la mancanza di medici, e quello che sta succedendo oggi all'Annunziata, credetemi, va dal paradossale, cioè utilizzare in mobilità d'urgenza per 30 giorni dei colleghi, due medici, due chirurghi a turno per tutto l'ospedale. Capiterà anche che un domani un oculista e un dermatologo si troverà sicuramente a che fare lì al pronto soccorso, all'urgenza, e siamo ritornati a dei tempi che ricordo io molto atavici quasi, in cui c'erano pochi medici, per la verità 4-5 a turno, si andava al pronto soccorso a dare manforte, a dare anni una 80. Mano. Anni 70-80. Anni 70, anni 80. Ma siamo nel 2014, non è a fare un po' di chiarezza. Lei ha portato dietro tanti documenti, anche il dottor Abbonante ha le sue carte dietro il computer, ma c'è una data a partire dalla quale l'Annunziata ha iniziato lentamente, non dico a spegnersi, però ad impoverirsi, a indebolirsi? Lei mi accennava... Ma io credo che sia opportuno non andare troppo nella notte dei tempi, perché se non andare troppo lontano. No. Abbiamo però un dato da cui si sono poi attivate delle procedure per cui i dati, le informazioni sono reali. Un dato, un decreto? Allora, c'è il decreto numero 18 del 2010, effettuato dalla struttura commissariale nella persona di Scopelliti e dell'ufficio del piano nelle persone di Pezzi, con il quale si rimette un giorno sì, un giorno no, ma poi... Quindi siamo già nella gestione Scopelliti. Eh sì, certo, da lì bisogna partire, perché lì che si vuole riorganizzare, c'è il piano, noi siamo una regione in pieno rientro e commissariata, abbiamo due gravami sulla nostra testa, va bene? Il piano rientro prevede un rientro dai costi economici, ma anche una riorganizzazione delle reti ospedaliere territoriali e dell'emergenza urgenza. Queste tre reti sono state in qualche modo rivisitate da questo decreto 18, che noi come cittadini l'abbiamo subito combattuto, siamo sempre stati critici fortemente. Vi siete subito perché accorti ci siamo che c'era accorti qualcosa che era una spoliazione dei posti letto per acuti sul territorio calabrese che faceva paura, al di sotto dei tre posti letto per acuti previsti dalla Convenzione Stato Regione e in alcuni territori della nostra provincia sui 2-5 posti acuti, posti letto per acuti per 1.000. Quindi una riorganizzazione ragionieristica, potremmo dire. Ma più che ragionieristica, un taglio lineare di posti letto. Lineare. Sulla base di che un'altra lettura della Regione Calabria sono due organi consulenziali che sono la GENAS e la KPMG, che veramente legano le mani alla regione. Ma di questo, voglio dire, allora, ne possiamo parlare. Allora, i punti portanti di questo decreto? Allora, questo decreto prevedeva la chiusura di numerose strutture ospedaliere, che sono, se volete ve lo posso anche dire, perché c'è proprio la lettera che l'allora commissario Navarria, data 9 novembre 2010, inviava ai commissari straordinari dell'azienda ospedaliera, perché allora erano commissari, dicendo che col decreto 18, del 22/10/2010, cambiava in meglio la sanità calabrese. Vorrei capire dove è cambiata in meglio la sanità calabrese. Era un auspicio. Con un piano di riorganizzazione e sviluppo per ognuno degli ospedali. Di organizzazione e sviluppo io penso che non c'è stato, anzi addirittura ci siamo andati indietro, a tal punto che adesso vi è una veramente sofferenza
E la prova provata di quello che dico io sono le prestazioni di pronto soccorso che sono aumentate nel corso di questi ultimi anni fino a diventare 104.000 certo, prestazioni all'anno. Pronto soccorso sono perché stati non usi, c'è quindi... la rete territoriale di supporto e di sostegno che fa da filtro e da selezione, perché si è voluto chiudere, fare posti, un taglio lineare di posti letto senza agire sul territorio, senza incrementare le attività sul territorio. Quindi, allora, chi ha individuato, chi ha effettuato questi tagli? Poi la parola i tagli Abbonante. Sono stati effettuati sulla base subito. Di quali criteri? E sulla base di criteri problema. Di 100.000. Allora questo io posso dire perché ho seguito da vicino questa cosa. L'organo consulenziale Agenas ha in base a tutti i ricoveri e di RG dei ricoveri del 2008 ha stabilito che vi erano oltre 100.000 ricoveri inappropriati. Non vuole dire niente, innanzitutto i ricoveri inappropriati sono dappertutto in Italia, poi bisogna vedere se erano inappropriati perché erano evitabili o trasferibili, quindi sono dei dati messi così a caso per dire guarda che io in base a questa cosa ti chiudo posti letto, non soltanto, quindi in provincia di Cosenza hanno chiuso San Marco Argentano, Trebisacce, Mormanna, Acris, San Giovanni in Fiore, Rogliano, Cariati, Praia Mare, Lungro, ok? Solo in provincia di Cosenza. Dopodiché, quei posti che loro avevano deliberato che dovevano essere attivati negli SPOC rimasti, che sono sullo Ionio, Rossano Corigliano, sul Tirreno, Paola Cetraro e Castrovillari al nord, dovevano, non sono stati attivati, quindi un ulteriore depauperamento di posti letto. E quindi è chiaro che il sistema... va in tilt. Dottore Abbonante, cosa contesta lei a questi le spiego criteri? Subito. Lo studio dell'Agenas parte con dei dati del 1999. Presi è stato fatto presi sulle carte, sul cartaceo, quello che era il rendiconto, la ricondazione delle singole ASL, dei singoli ospedali, messi a tavolini, seduti e fatti. Nessuno di loro senza ha capito che bravissima, nessuno di loro ha capito che, anche se però attenzione, l'Agenas era affiancata da alcuni tecnici regionali, perché questo lo ricordiamo non benissimo. Dire non c'erano, vogliamo che c'erano dei tecnici avevano regionali. C'era il dottore Scaffini. No, vabbè, non è tanto, il dottore, è entrato dopo. C'erano dei tecnici regionali, però hanno utilizzato dei sistemi di rilevazione che non erano corretti, non erano esatti. Allora, su questo gioco, cos'è che ha pesato? È vero, noi avevamo forse un po' troppo ospedali. C'è la teoria dell'avere l'ospedale sotto casa, insicuro, ospedale che non garantiva la sicurezza su alcune cose. Certo, questa era importante anche prendere mano e coscienza però di questa diciamo cosa che molti e risolverla. Ospedali di montagna. Sì, bravissima, ci siamo. Per il bacino orografico potevano servire su alcune cose. Però si potevano, lo scopo era di riconvertirli in strutture di prima emergenza, cioè strutture che avrebbero garantito l'accesso diretto del paziente in emergenza e poi l'eventuale smistamento per altre cose. Questo voglio dire, il dottore Marina tra le righe ha fatto intendere una cosa, si è fatto uno sbaglio, però nessuno ci ha messo mano a questo sbaglio. Dal 2010 al 2014 siamo adesso, possibile che nessuno per i politici, e vi risulta, e ci risulta, e risulta anche a voi cittadini, che molti consiglieri regionali si sono fatte la campagna elettorale contro l'ospedale di Cosenza. Non voglio dire i nomi, li sapete benissimo. Addirittura dicendo non andate all'ospedale di Cosenza che non si funziona, sono stati eletti consiglieri regionali. Nessuno ha messo mano in questo. Questa è la difficoltà. Questo è il nostro crucio. Si sarebbe energia. Potuto intervenire sarebbe anche potuto in un intervenire secondo in momento. Maniera diversa. Perché? Ragionando, discutendo, facendo... No, nessuno di noi voleva il nostro ospedale sotto casa. Noi vogliamo ospedali sicuri, noi medici soprattutto vogliamo essere messi in sicurezza di lavorare, di fare il nostro lavoro e di farlo nel miglior modo possibile. Questo chiediamo. Non pensate che questa nostra manifestazione sia contro i cittadini. È per cercare di fare capire che dove siamo arrivati c'è un punto in cui non si può più tornare indietro. Anche perché si parlava appunto da una parte della chiusura, della riconversione di questi ospedali, però dall'altra parte del potenziamento del ruolo, delle funzioni della medicina del territorio, ma non è mai successo. Non è stato fatto niente perché c'è una condizione essenziale per tutti i processi di conversione e di riorganizzazione. Le risorse messe a disposizione. Di risorse messe a disposizione non c'è un euro rispetto a questo, malgrado un certo dottore Delia, ex commissario, subcommissario dell'ufficio del piano, avesse detto in piena assemblea che c'erano già i soldi stanziati per fare i CAPT nuovi in tutta la provincia di Cosenza.
qui c'è qualcuno che vuole pigliarci in giro, vuole pigliare in giro i cittadini calabresi, vuole pigliare in giro gli operatori sanitari, vuole pigliare in giro quei pochi onesti, che, perché penso che la politica, non posso pensare che la politica è disonesta come pregiudizio. La politica onesta della Calabria è stata presa in giro da questi soggetti. Ma che vi risulti, queste società, questi advisor, hanno lavorato anche nella riorganizzazione delle reti ospedaliere come di no. altre regioni? Hanno utilizzato questi stessi parametri? No. In Emilia Romagna sono stati buttati fuori. In Emilia Romagna sono stati, invece da noi, nelle regioni in piano rientro ci sono, e hanno utilizzato più o meno la stessa impostazione, quindi poi da noi sono venute le Ma lì ha funzionato questa riorganizzazione? Ci sono sofferenze dappertutto, perché c'è un dato di fatto, non si è capito che la sanità non si può governare attraverso la mancata riorganizzazione di quello che c'è in atto nelle reti assistenziali dell'ospedaliere territoriali e dell'emergenza. Allora noi abbiamo un decreto sull'emergenza che è passato anche attraverso il filtro del tavolo Massicci, dicendo che era fatto bene, che non è mai decollato. Ma perché? Cosa prevede questo piano per l'emergenza? Praticamente prevede una presenza di punti di primo soccorso sparsi nel territorio, che messi in rete con il DEA di secondo livello, eccetera, dove dovrebbero andare a impedire, a salvare le situazioni limite in tutto il territorio. Quanto costerebbe questo piano? Costa milioni di euro tutta questa riorganizzazione. Costa in personale, costa in strutture, in tecnologie, in ambulanze, in informatizzazione del servizio, messa in rete del servizio. Quindi non si può discutere di riconversione senza sapere che risorse ci sono sul tappeto. Questo noi oggi lo sappiamo quanti soldi ci sono a disposizione. Non ce ne sono a disposizione. Dottore Abbonante. Guardi, il finanziamento si fa a livello Stato-Regione, c'è una commissione che si stabilisce e mi pare che per la Calabria non ci sia stata una grossa penalizzazione per quest'anno. Quindi fondamentalmente la cifra dell'anno scorso è stata finanziata anche per qua. E, anzi, vi dirò di più che con l'esodo, con il pensionamento di molte unità mediche, paramediche e altre, ma ieri questo il direttore generale l'ha detto, che non sono i soldi che mancano, i soldi ce l'ho, non ho la possibilità di spenderli e di assumere. Questa è stata tra le righe le cose che ha detto. E questo, su questo io mi arrabbio fortemente, perché dico, possibile che non riusciamo, nessuno della nostra regione riesce ad andare a dire guardi i soldi li ho, l'ospedale sta morendo, ho bisogno di medici, li devo assumere. È un controsenso che non riesco, non spetta a me, io faccio un mestiere, il chirurgo, faccio un altro mestiere, faccio il sindacalista perché mi piace da anni interessarmi di questo, ma Dio santo, ne abbiamo la possibilità che un presidente della regione, che è stato eletto poi anche con la maggior parte dei voti nella regione, nella provincia di Cosenza, mi pare che 800.000 elettori sono la provincia di Cosenza, non so la percentuale che lui abbia preso nel consiglio, come deve essere eletto presidente, ma ne ha preso un bel po'. Ora, non so se ha intenzione adesso di rivolgersi in questa provincia, in questo ospedale, nelle giuste e dovute cognizioni e competenze. Ma in che senso ha stanziare questi soldi se poi non possono essere spesi, investiti? Allora, quello è il Fondo Sanitario Regionale a cui facendo il collega, che è un ottimo chirurgo, dobbiamo dire, perché non è che l'ospedale annunziato non funziona, dobbiamo dire che funziona in molte attività, solamente che ormai siamo arrivati al punto di rottura. Perché i medici non ce la fanno più, devono sopportare turni, fare attività ambulatoriale, fare attività di pronto soccorso perché poi fanno la rotazione, non c'è un'organizzazione corretta. Poi il livello di cui parla il dottor Abbonante giustamente è molto semplice individuarlo, è quello politico. Noi abbiamo un tavolo tecnico che è dato da questo Massicci, dal comitato LEA, che sta a Roma, a cui riferisce la struttura del piano, che sta in Calabria, a cui fa capo un certo pezzo, l'ho detto, quello che si dimette un giorno sì, un giorno no. Dopodiché decidono, se volete, leggo testualmente quello che hanno scritto all'ultima seduta del 5 dicembre del 2013 rispetto all'assunzione.
perché sennò noi come se dicessimo chiacchiere. Invece io credo che bisogna essere chiari in questo caso. Poi dovremo parlare anche di questo decreto che riguarda la mobilità, dottor Abbonante, sì. Perché bisogna capire questi medici che prima erano impiegati negli ospedali in parte chiusi o comunque depotenziati, perché non possono essere spostati da un luogo ad un altro. È vero che non possono andare oltre la distanza dei 20 chilometri? In un certo senso sì, però non è proprio esattamente così. E vi perché Gangiani perché. Questo affermava ieri. E vi spiego perché, perché c'è un decreto che del 2011, 127 mi sembra, qui si stabiliscono proprio i criteri da determinare nella misura in cui gli ospedali nell'ambito della stessa provincia vengono chiusi. Per esempio, facciamo degli esempi concreti. Chiudo Cetraro e Paola, va bene? Allora, in questo ho due predivisioni di chirurgia da chiudere e accopparne in una. Uno dei due primari deve andare in sovrannumero o quantomeno deve essere spostato lì dove c'è la carenza. Allora, a mobilità significa questo, spostare un primario da una parte dove c'è carenza. Non soltanto primario, anche dirigenti medici. Parliamo anche di dirigenti, anche di infermieri, anche di personale in genere. No, questi medici. Parliamo solo dei medici che a noi compete. E questo è, esaurita tutta questa procedura, poi si deve fare una ricognizione per vedere quanti posti rimangono e quanti no. E lì va il gioco. Il gioco qual è? La possibilità di avere, premettiamo che abbiamo risolto finalmente e grazie anche all'aiuto dell'altra sigla sindacale il problema dei precari, perché anche se è ancora rimandata al 2016, però probabilmente sarà una cosa ormai risolta. Altrimenti avremmo... se non ci fossero neanche precari, se non avremmo i precari dovremmo acquistare sicuramente una situazione disastrosa, poco dire. Molte unità operative in ospedale si reggono per la presenza proprio dei precari che sono da anni lì, che hanno anche una certa età e stanno arrivando quasi al prepensionamento anche loro, quindi... È assurdo dire questo, ma è così. Quindi premesso questo, dove sta il problema? Fatta la ricognizione dei posti carenti e lì bisogna giocare. Ancora esiste la 502 che dice che bisogna, certo nelle regioni in cui c'è il piano di rientro c'è un vincolo legato a un blocco del turnover, questo è vero, ma il blocco del turnover per l'emergenza si può veramente sbloccare. All'ambito del 15% è liberato. Per cui il 15% delle unità operative che non si sono ricoperte possono essere utilizzate. Ma se noi andiamo a chiedere la copertura per un posto che non serve per l'emergenza, è chiaro che a livello regionale dice ma che mi occupi questo quando c'è bisogno di occupare un altro posto per l'emergenza? E così, dottor Marino, conferma... Allora, in parte è giusto quello che ha detto il dottor Abbonante, se non che allora... Tavolo e comitato, questo del 5 dicembre, ribadiscono che in merito al blocco del turnover, a seguito di quanto ha valutato l'Unione nell'8 aprile 2013, quindi è una questione annosa e poi dico perché, è scattata nuovamente l'ulteriore maggiorazione delle aliquote fiscali, per cui non siamo al massimo livello, nella misura di 0,15 e 0,30 per l'anno di imposta 2013, quindi abbiamo un'ulteriore maggiorazione fiscale al massimo in Italia, e vige il blocco automatico del turnover fino al 31/12/2015. Questo è l'aspetto tecnico. Quindi prima del 2015 non si sbloccherà niente? No, ma questo dottoressa, questo è l'aspetto tecnico, va bene? Che parte da lontano, perché la querella è nata quando l'allora direttore generale del Dipartimento di Salute, dottor Antonio Orlando, con una lettera aveva autorizzato le aziende ospedaliere provinciali a fare i concorsi per le aree critiche, va bene? A questo punto il Pezzi si è rizzelato come tu fai e ha mandato tutta la procura, non soltanto, nel 2012 ha inviato una lettera tramite l'ufficio del commissariamento alla Corte dei Conti, che la Corte dei Conti ha valutato dicendo no, non si possono fare assunzioni a prescindere da qualsiasi cosa, quindi c'è il blocco del turnover. Quindi l'ultima parola è stata questa della Corte dei Conti. Non è finita. Nel settembre 2012 c'è stata una riunione di tutte le CGL e CISL Aquila alla Regione, il Pezzi aveva detto sì, facciamo questa operazione di assunzione e ha chiesto alle aziende, quindi le aziende hanno chiarito in maniera seria e perfetta quello di cui avevano bisogno. Quello di cui avevano bisogno. Quindi non è che si può dire adesso che no, le aziende non hanno dato risposte, le hanno date forti e chiare. Ma l'iter si è bloccato, meglio non è mai partito. Ma credo questo è successo che si è mantenuta questa querela a livello del tavolo massicci, per cui si è arrivata al punto che dicono che è bloccato il turnover, malgrado la legge Balduzzi,
parla chiaramente e di quindi una legge, non da voto tecnico, una legge dice che lo sblocco del turnover può avvenire anche nelle regioni a piano di rientro. Quindi, dottore Abbonante, lo so che l'hai già stato, detto, ma specifichiamo ulteriormente, la via d'uscita ci sarebbe. Vorrei approfondire un po' quello che ha detto il dottore Marino. Per la verità non abbiamo avuto degli interlocutori noi regionali a livello della... La possiamo fare dopo la pubblicità, certo, questa precisazione? Certo. Grazie. Ci vediamo tra pochissimo. Seconda parte di Direttamente, il dottor Abbonante ci sta spiegando come ci sono, meglio, ci sarebbero anche gli strumenti legislativi per uscire da questa situazione di stallo, da questo blocco che si è creato. Sì, gli strumenti legislativi potrebbero esserci, misure in cui c'è un'azione politica forte su questo. Ma voi ogni tanto andate a Catanzaro stavo dicendo questo poco fa. Noi siamo regionali, per cui abbiamo un livello di trattativa in contatto diretto. Dovremmo averlo. Volta in cui siete confrontati... Lo sai che io non ho mai visto Scopelliti in prima persona? Hai visto tu Scopelliti? Con Gigi Legislaquillo una volta sola. Una volta. È a settembre del 2010. Allora, lo sai cosa sono stati i nostri interlocutori? No, chi sono due stati? Figure, due gruppi che si contendevano all'interno stesso del Dipartimento della Salute il predominio in uno dell'altro. Uno faceva parte del piano di rientro con un gruppo e l'altro la direzione generale. Che cosa è successo adesso? Sono andati via tutti e due ed è rimasto una bravissima persona che da poco tempo, da gennaio, ha preso in mano le redini della questione. Ci stiamo vedendo un po' di più a livello regionale, è stato possibile fare un accordo regionale sull'Alpi, sulla libera professione che abbiamo sottoscritto e firmato. Ancora non è finito, È quasi finito, è già quasi stato finito. Decretato, quindi è già finito. Vabbè, sarà rivisitato. Ci sono in cantiere tante altre cose da fare, credo che un dialogo, quantomeno un confronto diretto con queste figure, si sta iniziando. Voi sindacati, ma almeno è un problema regionale. Tra no, di voi? No, assolutamente no. Ah. Ognuno con la NA sicuramente no. In maniera diversa, no, perché? No, completamente no. Perché praticamente, al di là di Sergio Abbonante, che siamo amici ormai da tempi immemore, il discorso che la NA è stata rappresentata fino a moda da soggetti che portavano solamente avanti, e non mi riferisco a Sergio, che ripeto è un'ottima persona sotto tutti i punti di vista, portava avanti solamente fatti specifici di territori lontani e marginali della Calabria. Mentre in effetti bisogna avere una visione d'insieme della questione. Dice lei non ha senso se non ci incontriamo senso, e se ognuno ci porta allora, comunque, le problematiche malgrado del suo articello. Le differenze e malgrado gli attacchi che io personalmente ho subito e comunque poi ho controattaccato nei confronti di una parte della struttura, che è quella dell'ufficio del piano, che aveva un collega che sicuramente non ha fatto il bene della regione Calabria, e mi fermo qui. Però c'è la necessità di trovare sintesi. A questo punto io chiedo a Sergio e a tutti quanti i sindacalisti regionali di intavolare subito, di chiedere un tavolo permanente presso la regione, non noi come parte, come controparte, ma come parte di un problema che dobbiamo risolvere, andando a evidenziare le criticità che sono essenzialmente tre. Quelle dell'ospedale, è un primo luogo del pronto soccorso, le liste d'attesa e la migrazione sanitaria. Sono tutti e tre fenomeni che sono molto uniti tra di loro, e se comincia a risolvere uno si inizia a risolvere anche l'altro. Ad esempio so che non siete d'accordo sullo sciopero programmato per la fine di gennaio, lei lo sostituirebbe con un confronto? Per me il discorso sarebbe molto più incisivo nella misura in cui ci mettiamo a fianco ai cittadini e facciamo capire come stanno le cose, e non mettendoci contro con una giornata di sciopero che provoca delle... Tra l'altro poi come si articolerebbe questo sciopero? Ci sono le attività garantite. L'emergenza viene sempre garantita, ma anzi alcune volte funziona meglio durante lo sciopero che non durante le legislazioni ordinarie. No? Perché noi abbiamo un compito, dottoressa, quello di curare, di essere a disposizione dei malati. Chiunque viene... Per noi è un dovere, un obbligo prestare l'assistenza. Questo è vero. Cioè, non è, ieri magari anche nel dialogo ho sentito che c'era qualcosa che non andava in questo. Non è vero, noi siamo pronti e dobbiamo in ogni modo, in ogni occasione, in ogni
circostanze, essere pronti per dare il servizio per cui siamo chiamati nei confronti dei cittadini. E questa è un'azione sociale che noi andiamo a svolgere. Però attenzione, se dobbiamo svolgere con questi termini, con questa organizzazione, con queste situazioni, siamo i primi noi medici a tutelarci. E non escludo anche la possibilità di fare delle azioni abbastanza incisive e importanti. Su... Tipo cosa? Ma determinare una condizione di tipo class action o qualcosa del genere che possa andare contro questa situazione, che non è voluta da noi ma è voluta da altri. Ma una class discorta... action contro chi? Contro il sistema regionale principalmente, che ha determinato questa situazione di chiusure inappropriate, di non aver studiato bene il sistema di riordino, come poteva organizzarsi. Io vi ricordo a voi che c'è stata una proposta all'inizio del 2012, mi pare, in cui si proponeva di dividere le due assistenze, assistenza ospedaliera da una parte e assistenza territoriale dall'altra. In questo modo si sarebbe forse creata, provincia per provincia, una rete di servizi, una rete di ospedali, in cui anche i piccoli ospedali, che poi sarebbero dovuto essere riconvertiti, potevano servire per qualche azione, per qualche funzione. Territorio per conto suo, gestito con una sua identità, serviva a quello che doveva, con i centri, con i CAPT che sono, si stanno per attivare, serviva a dare sul territorio la continuità assistenziale che manca, di prevenire l'eventuale e accesso improprio in ospedale, quindi forse le due reti sarebbero funzionate. Ma non c'è proprio niente che salvate di questo piano, di questa riorganizzazione? Il decreto 18 assolutamente no, né tantomeno di questi decreti attuativi. Assolutamente no, perché è nato male, partorito male nella misura in cui si è pensato di fare il taglio lineare rispetto ai ricoveri inappropriati e non invece di riorganizzare invece al fabbisogno di salute della popolazione, che quindi un fabbisogno di natura epidemiologica. E coloro che sono stati a fare questo taglio non conoscono i bisogni della popolazione calabrese, né tantomeno penso che importi poco loro della salute. Dottore Bonante, ma ce l'avete un quadro di come stiano funzionando questi ex ospedali, queste case della salute, dei servizi che sono in grado di offrire? Purtroppo ancora è tutto sulle carte, quello che leggiamo sulle carte dovrebbe essere, ma in realtà ancora non c'è niente di concreto organizzato e fatto. Io vi posso dire cosa sta succedendo adesso in ospedale, è un caos, una confusione. Ma posso immaginare un paziente che viene in ospedale, ha bisogno di un'ecografia, ma vi pare normale che deve fare tutto un tragitto per andare in una stanza a fare un'ecografia quando può essere uno strumento che si sposta e si fa lì? Ma sono delle cose assurde, c'è una segnaletica poco chiara, con persone che cercano strisce azzurre, strisce gialle, strisce verdi, c'è un caos. Sto parlando del DEA? Ma sto parlando di tutto l'ospedale in questo senso. Il DEA è l'unico vantaggio, che strutturalmente abbiamo finalmente un qualcosa di adeguato e di degno, ma l'organizzazione all'interno non va assolutamente. Perché? Bisognerà rivederla e rifarla. Perché non va? Non va perché a fronte di carenza personale ci sono anche delle prestazioni che arrivano che non dovrebbero arrivare, perché sul territorio, come diceva il mio amico caro Mario, il territorio non funziona, caro Mario, non mi ferma quello che mi deve andare. Ma tu lo sai che arrivano lì per fare le consulenze psichiatriche, le consulenze oculistiche, che potrebbero fare benissimo in un'altra struttura. E qui sono codici bianchi che ingolfano, e lì ci sono quattro persone che lavorano lì in quei gabbiotti, se ci sei mai stato, ci sono quattro gabbiotti che lavorano e raccolgono le persone che arrivano. Ripeto, non il codice rosso, perché il codice rosso ha un'altra via di accesso, ma parlo dei codici gialli, dei codici verdi, dei codici bianchi. Sì, che sono i codici, sono quelli che... sua iniziativa, come lo si può bloccare? Ma sa cosa chiedo io la prima volta che vedo un paziente mandato al pronto soccorso? L'hai chiamato il medico di base? No, e perché? E perché non c'era, perché non lo chiamo. A volte non sono reperibili. Ma no, ma ci sono. Il problema è una questione di mentalità e noi non riusciremo mai a modificarla questa. Comunque, in tutti i casi, il problema non è quello. Il problema è carenza di personale. Se noi riusciamo a sostituire, a integrare questo personale, cosa che avevamo chiesto nell'amministrazione, perché non è vero che siamo stati poco solerti nel dare delle sollecitazioni. Abbiamo chiesto all'amministrazione, ti organizziamo noi con un progetto la situazione, vediamo per 3 mesi come va, vedremo
quanti codici saremmo stati capaci di eliminare impropri, quanti ricoveri impropri saremmo stati capaci di eliminare, dopodiché se l'organizzazione funziona la continuiamo, altrimenti no. L'amministrazione ha fatto passo indietro e ha utilizzato d'urgenza la mobilità di 30 giorni, 30 giorni, 30 giorni. Ieri ho sentito anche il dottore Leo che diceva, ma se noi abbiamo queste poche persone, come facciamo? Chiudiamo, avviciniamo? Vabbè, allora chiudiamo tutti, mettiamoci tutti in trigea, io direi di più, chiamiamo le forze armate, chiamiamo la sanità militare, vediamo quello che c'è da fare. Ma un oculista diceva lei che viene preso e portato in pronto soccorso. No, mi auguro che questo non avvenga, è mio un eccesso quello che ho detto. Quindi però sono comunque i medici, sono medici dei reparti, dei vari reparti che hanno ormai. E questo sa cosa significa? Significa che per 30 giorni quello lì che aveva raggiunto una certa qualità professionale la perde poi dopo. Ecco la difficoltà dove ci troviamo. In 30 non giorni perde la qualità. Per dire. Sono 30 giorni in meno che dà a un'assistenza qualificata che potrebbe dare. Sono 30 giorni in cui 30 cittadini, se vanno un cittadino al giorno, non ricevono da quella struttura quella prestazione che volevo. E questo è il concetto. Lei ha proposto un gruppo di tutor. Sì, avevamo fatto una proposta del genere, che significava questo. Significava affiancare i colleghi del pronto soccorso da un gruppo che organizzasse per vedere un pochettino dove erano le deficienze. E poi a 3 mesi chiudere questo progetto e relazionare e trovare la soluzione obiettiva. Non è stato possibile fare niente. C'è una disorganizzazione a livello di azienda ospedaliera, come l'ha accennato, che riguarda tutti i dipartimenti. Forse è stata intrapresa male, come se magari vorrei appropriarsi di un compito che non era proprio nostro, a cui spettava forse ad altre figure, ad altre cose. Però ma la vostra era una semplice proposta? Era una proposta, certo. Le proposte costruttive non vengono poste in considerazione nella nostra Calabria. E in ogni caso, ripeto, siamo pronti ad azioni clamorose, perché ormai il medico è sottoposto a pressioni costanti e continue. E c'è anche un problema di natura psicofisica che bisogna considerare, perché i turni troppo ravvicinati. Non c'è la possibilità, di solito si dovrebbe fare mattina, pomeriggio, notte, riposo, non succedere più così. Si è saltato questo sistema perché c'è una carenza di organico e questo si riverbera nella qualità della prestazione che può essere fatta. Ma nella sicurezza soprattutto dei cittadini. Quindi c'è un problema di sicurezza globale sia del medico, sia del rapporto con il paziente, sia rispetto. Immaginatevi un chirurgo che non fa il suo adeguato riposo, ma sta continuamente sottoposto in sala operatoria, può fare l'attività ambulatoriale. Ecco perché c'è il rischio. Facciamocelo dire dal dottor Abbonante, che è un chirurgo. No, io vi ringrazio di questo, perché mi date anche l'opportunità di... Ma non vogliamo creare allarmismo tra i cittadini, però... Ma questo non c'è bisogno di creare questo, anzi non lo vogliamo noi. E volevo solo dire che ieri il direttore generale è stato anche un po' forse offensivo nei confronti di questa categoria di chirurghi, che forse sono quelli che a fatturato in mano producono più attività. Che cosa ha detto Cangemi, lo vogliamo ricordare? Vogliamo ricordare dicendo che poi bisogna vedere questi chirurghi in sala operatoria quante ore fanno, quante ore non fanno. Beh, l'equipe chirurgica è fatta da 2-3 persone a volte, quindi è chiaro che c'è un primo operatore, un secondo operatore, c'è un terzo operatore. Io ho imparato dal 78 facendo il terzo operatore e dopodiché piano piano mi sono autonomizzato. Nella sua unità operativa quanti interventi al giorno effettuate? Beh, noi operiamo su 2 sedute settimanali, facciamo quasi 10 interventi a settimana, quindi se lei calcola siamo 3 unità, una me l'hanno tolta perché hanno mandato a primo soccorso per 30 giorni, quindi... ma non voglio parlare di me, parliamo anche degli altri, delle altre unità operative che forse sono più... Volevo dire questo, che l'equipe chirurgica si deve formare in 3. Ora, se uno magari arriva ad essere poco formato, è colpa sempre del primo operatore che non ha imparato. Quindi probabilmente lì bisogna andare a vedere le valutazioni. Ieri la dottoressa Papalia l'ha detto, ma chi è che li valuta questi primari? Cioè un primario deve essere valutato anche in base alla capacità che ha di istruire il personale, non solo per quello che fa.
Ma per come organizza, altrimenti non è quella la. E c'è un altro fatto, però. Un altro livello di responsabilità è dovuto alla direzione generale, che ha il suo dovere e tra i suoi mission quello di dover formare e aggiornare la squadra di professionisti, dirigenti medici che ha il suo. Lei sta riuscendo a svolgere questa mission come il dottor Marino l'ha definita? Io con un po' di difficoltà sì, no, ci sto riuscendo, grazie anche alle delle collaboratrici in gamba che ho, che mi affiancano, però anche nelle altre reparti questo succede, non crediate che non... La direzione generale che deve dare risorse per la... L'attività chirurgica funziona anche abbastanza bene, il discorso non riesco a capire ieri cosa volesse dire, ecco perché... Mi prometto di parlargli. Ma il dottor Gangemi ci parlate ogni tanto? Sì, sì, no, questo sì, senz'altro. C'è il confronto, c'è il filo diretto. Non si è mai negato ai nostri dialoghi, assolutamente. Però quando queste riunioni si concludono, portate a casa qualche risultato? E sa cosa le dico? Che ha toccato un punto un po'... Perché per esempio noi abbiamo rivisto dopo tanti anni, dal 2004, che erano le nostre posizioni organizzative. Cioè, non serve parlarsi per ore paura, se poi alla fine ho paura che lui abbia qualcuno che freni un suo decisionismo, poi dopo alla fine, dopo un po' viene a essere un po' rallentato, ma i risultati piano piano dovremo ottenerli lo stesso. Dottor Marino le diceva che bisognerebbe investire anche nell'aggiornamento, nella formazione della dirigenza medica. Ed è una, invece siamo fermi su questo punto. Sì, perché non penso che... se il direttore generale dice guarda che ci sono medici che non entrano in sala operatoria, e lui lo sa, a me se non concesso che sia vero, che cosa fa? Perché non c'entrano? Non lo so. Che cosa fa? Chiami il primario e dice scusate, è vero che non c'entrano questi medici? Perché non c'entrano? Per quale motivo? Vediamo i motivi quali sono e poi cerchiamo di prendere delle soluzioni. Non può fare solamente denunce. La denuncia non serve. Ci sono delle funzioni in cui le denunce non servono. Bisogna fare. E questa è una di queste funzioni, quella del direttore generale. Se il problema è di ordine organizzativo in capo alla direzione generale, di ordine tecnico in capo all'ufficio del piano e al tavolo massiccio, e di ordine politico in capo alla struttura commissariale. Voglio dire, noi penso che abbiamo chiare laddove sono le responsabilità e che ci troviamo di fronte un ostacolo insormontabile nel confronto. Come diceva Sergio, non abbiamo la possibilità di confrontarci con questi personaggi in maniera corretta. Dottore Bonante, lo dicevamo, lo sentiamo anche da alcuni vostri colleghi sindacalisti oggi nei telegiornali, si parla, c'è una telefonata, però volevo prima fare la domanda, tanto nel pronto soccorso, quello sicuramente è l'iceberg, ma la situazione è critica anche nelle altre unità operative, possiamo brevemente tracciare la mappa di quello che succede all'Annunziata? Prego il nostro telespettatore di pazientare qualche istante. Guardi, la carenza di personale è un po' in tutte le unità operative. Pochissime. Mi interesserebbe sapere come si concretizza questa carenza di personale. Cioè fino adesso, che cosa si, è concretizzato, fino adesso si è concretizzata con l'utilizzo di prestazioni aggiuntive, con l'utilizzo di ore di eccedenza dell'orario normale di lavoro, ma sembra che ci sia una legge che per il 2014 c'è una riduzione del 50% di questa possibilità. Sono i cosiddetti turni aggiuntivi. Bravissimo. E la circolare. E questo ci creerà nel 2014 un ulteriore problema. Ecco perché la situazione deve essere risolta politicamente al più breve tempo possibile. Costano tanto questi turni aggiuntivi? Beh, sono sì, molto costosi. Costano quello che è necessario che costa. Quello che prevede il contratto. Nella misura in cui quella che prevede il contratto. Ma non si potrebbe prevedere proprio perché siamo in emergenza una riduzione anche di questi costi? Ma guardi, voi signora, sindacati non dottoressa, sareste guardi che ieri il dottore Gangemi a rivedere questa contrattazione. Il dottore Gangemi ieri è stato chiaro, io non ho problemi di soldi perché dal fondo economico di posizione a me me ne rimangono. Il problema è che sono bloccato politicamente a non poterlo fare. E allora cosa dobbiamo fare? Io stamattina ho letto un articolo sul giornale, sulla Bindi diceva per la Calabria ci vuole una legge ad hoc. Vabbè, facciamo una legge ad hoc anche per la sanità. Cosa sicuramente parlava, e deve venire la Bindi dal nord a dircelo a noi? E i nostri amici dove sono? I nostri politici? Siete d'accordo se sentiamo un attimo chi è che ci chiama? Pronto?
Pronto, sì, buonasera. Buonasera. Siamo da Cosenza. Saluto lei e i suoi ospiti. Non so se esula forse dall'argomento, ma volevo fare una domanda al dottor Abbonante. Posso? Sì, sentiamo di cosa si tratta. Niente, volevo chiedere al dottore Abbonante. Quando un medico viene sospeso dalla sala operatoria per 6 mesi per i danni che ha prodotto, in questi 6 mesi di sospensione, diciamo, cosa fa questo medico sospeso, perché poi viene riammesso in sala operatoria? Ha fatto dei corsi di recupero? Corsi di recupero. Mi scusi, forse la mia domanda è un po' provocatoria, ma io sono una vittima della mala sanità, purtroppo, dell'ospedale di Cosenza. Io so benissimo da che si riferisce, perché sono state 3 primari licenziati. Sì, ma mi scusi, non la sento bene, può alzare un pochino la voce? Io? Sì. Allora, ascolti, probabilmente lei si riferisce al fatto che ci sono stati 3 licenziamenti e 3 riassunzioni. Si riferisce al primario di chirurgia vascolare e al primario di urologia, che sono stati prima licenziati... No, non parlo di questi medici, è un'altra branca. Ah, un'altra branca. Sì. Beh, in genere il collega che viene sospeso probabilmente troverà altre attività. No, chiedo scusa, il medico è stato sospeso solo dalla sala operatoria. Ah, solo dall'accesso della sala operatoria. L'ospedale poi è stato riammesso nella sala operatoria. In questi 6 mesi di sospensione, questo medico cosa ha fatto? Dei corsi di recupero? Ma questo, guardi, non... io mi auguro che si sia tenuto aggiornato anche per via internet. Ormai ci sono delle possibilità di aggiornamento telematico per un chirurgo, che non c'è bisogno di andare ad altri istituti per farlo. E certo, se è stato allontanato per motivi disciplinari o per salute, mi perdoni? È stato sospeso per i danni che ha prodotto in sala operatoria. Quindi motivi disciplinari? Non so se si chiamano così, ma lo dica lei, perché sono del tutto ignorante in materia. Motivi disciplinari. Sala operatoria? Qui a Cosenza da noi, signora? Sì, qui io sono vittima di questo chirurgo. Ho capito. Quindi è stato appurato, accertato il suo errore in sala operatoria? Sì, ma io sono vittima di questo medico, non in sala operatoria, ma fuori, in pronto soccorso. Però poi mi è stato detto direttamente dal direttore sanitario che questo medico era stato allontanato dalla sala operatoria per i danni che aveva prodotto, non solo a me, ma ad altri pazienti. Quindi una diagnosi... In questi mesi di sospensione... Sì, abbiamo capito la domanda. Lei diceva una diagnosi errata al pronto soccorso. A me sì, a me mi ha provocato un glaucoma, il dottor Marino ne sa qualcosa di... Una diagnosi errata al pronto soccorso. Sì, abbiamo capito qual è la domanda. Quando un medico viene sospeso, in questi mesi di sospensione, lui continua a passeggiare in ospedale, cosa fa? Sei sospeso attività ambulatoriale. Per attività ambulatoriale, attività di reparto, ma non certo di sala operatoria. In sala operatoria. È stato sospeso dalla sala operatoria. Sarà attività ambulatoriale. Altro, e poi tornerà in sala operatoria dopo 6 mesi, si spera un po' più aggiornato. Grazie. A produrre danni? Speriamo di no. Speriamo di no. Dottor Marino, ne parlavamo prima dei corsi di formazione, quindi... Appunto. Allora, per rispondere alla sua domanda, le dico quali sono i numeri della deficienza di medici. Ecco, sì, io vorrei sapere quanti medici mancano, allora, al mancano pronto soccorso e quanti ne mancano unità operativa per unità operativa, allora, se riusciamo a trovarli da qualche parte. C'è un elenco dell'ottobre 2012 inviato alla Regione Calabria da parte dell'azienda ospedaliera. Vi trovate almeno con il direttore Gangemi su questi numeri, o lui l'ha fatti ha lui, l'ha fatti lui. Nella sessione di emanazione mancano 17 medici e 15 infermieri, cardiologia 5 medici, di cardiologia e dentistica 6 medici e 7 infermieri, chirurgia d'urgenza 5 medici e 5 infermieri, chirurgia toracica 6 medici, ematologia 4 medici, neonatologia 8 medici e 10 infermieri, oncologia 2 medici e 11 infermieri, ortopedia 4 medici, senologia chirurgica 4 medici e 2 infermieri. Pronto soccorso l'ha detto? Pronto soccorso ne mancano, rispetto ai 54 previsti dalle linee guida, circa 20.
Va bene? Alla fine mancano 10 primari direttori di strutture complesse e 183 dirigenti medici. E queste strutture complesse, in assenza dei primari, da chi vengono rette? Se sono già attive, da un facente funzione all'interno del reparto. Se non sono attive, bisogna aspettare l'autorizzazione, che chiedere l'autorizzazione dell'attivazione alla regione. La legge prevede che il primario dia il nominativo di un sostituto in caso di sua assenza. Quando il primario poi va in pensione, chi detiene quella funzione la mantiene, si chiama facente funzione. Questo è la generale. Poi c'è la procedura anche concorsuale, in cui c'è l'articolo 18, che l'azienda, in assenza di questa disposizione, bandisce all'interno dell'operativo un concorso per titoli e chi ha più titoli prende l'incarico. Facciamo un'altra pausa pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo. Ultima parte di Direttamente, volevo aprire una parentesi sfruttando anche l'intervista che abbiamo, la telefonata che abbiamo ricevuto da casa a proposito di un presunto caso di malasanità. L'errore nella medicina c'è, è calcolato, è previsto, però volevo chiedervi proprio in relazione a quanto stiamo dicendo, carenza di personale medico. Si sbaglia di più quando si è sotto stress, certamente quando una unità operativa certamente è sottodimensionata? Sì. Certamente sì, e c'è uno studio non italiano, ormai mondiale, che parla di stress lavoro correlato, che è responsabile di un sacco di situazioni limite dal punto di vista della malattia, e che dobbiamo considerarlo. Ecco perché quando si accusa il medico bisogna darci molto cauti, perché il medico non è un killer che la mattina per i reparti ad uccidere il suo paziente di turno. Quindi noi dobbiamo avere, secondo me, più rispetto per il medico, che essendo uomo può sbagliare. E tutti, mi ricordo, il presidente della Società di Chirurgia Europea, allora Zannini, quando ho fatto clinica chirurgica, ha chiaramente detto a tutti noi medici che lui, dopo la guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, ha fatto attività di chirurgo, e un numero importante di persone sono morte sotto i suoi ferri. Non è successo niente allora, perché c'era una meno attenzione rispetto a questa cosa, però c'è l'anticorpo rispetto al possibile errore, che è l'introduzione nell'organizzazione di un'azienda sanitaria dell'unità operativa di risk management, che cerca di individuare anche gli errori minimi, eventi avversi che non hanno determinato, o eventi sentinelle che non hanno determinato veri e propri danni e lesioni al paziente, per cercare di ridurre attraverso linee di guida, procedure e protocolli. Dottore Volante, teme sinceramente che prima o poi all'annunziata possa accadere qualcosa, stante questa situazione critica? Ma guardi, io mi auguro di no, noi cerchiamo di fare tutto per non fare succedere situazioni incresciose come magari quelle che abbiamo sentito poco fa per telefono, però purtroppo quando si lavora male e si lavora col fiato sul collo. Ecco, lei lo sente questo fiato sul collo? Guardi, c'è, le garantisco che esiste, e siamo tutti sotto tensione, non riusciamo più a mantenerla. Quindi così non si può andare avanti? No, assolutamente no. C'è un'altra telefonata, pronto? 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 Buonasera? Pronto? Sì, la sentiamo, signora, prego. Può parlare? Si sente? Pronto? Sì, noi la sentiamo. Allora, mi volevo riferire un attimino. Pronto, scusami. Allora, volevo rivolgermi un attimo al dottor Abbonante, che prima mi...
Può abbassare il volume del prima televisore? Prima diceva che il primario della chirurgia vascolare e il primario della chirurgia di reparto di urologia, mi scusi, erano stati sospesi dall'incarico. Adesso come mai sono ritornati a svolgere la propria professione? Proprio perché una sospensione? No, perché c'è stata una procedura, hanno fatto delle indagini e non erano fondate le motivazioni per il licenziamento. Tutto qua. Quindi a volte quando si denuncia un medico bisogna anche stare attenti a vedere il motivo per cui fare. Molto spesso sono liti temerarie, molto spesso uno magari è invogliato da tante situazioni, da tante persone anche che lo circondano, che invogliano a fare determinati passi. Però ecco, le garantisco che nei due casi c'è stata un'indagine e il provvedimento è stato revocato. Chi svolge queste indagini, dottor Abbonante? La magistratura, insieme quindi, con i consulenti tecnici d'ufficio. Ma ci sono anche delle... c'è una procedura anche interna all'ospedale? La procedura interna viene fatta subito, prima che si avvii il procedimento di licenziamento. Fatta la procedura interna, si avvia il licenziamento, poi il licenziamento può essere impugnato in seconda ordine. E questo è successo. In sede giudiziaria. Esatto. Anzi, le dirò di più, che per l'azienda di Cosenza è stata onerosa la questione, perché si è dovuto pagare le spese, si è dovuto reintegrare, ripagare, quindi bisogna anche in un certo senso valutare tutte queste condizioni. Voleva aggiungere? Volevo dire solamente che siccome i tempi della giustizia sono abbastanza lunghi da noi in Italia, come si sa i processi durano anni, anni e anni, quindi come si fa in un mese, due mesi a giudicare l'operato che ha fatto, il guaio, il danno che ha provocato questo primario? Credo che queste siano le procedure d'urgenza, vero? Articolo 700. Articolo 700 che la vengono messe in attivazione, cioè è la magistratura, Bisogna che lei rivolga questa domanda, rivolga queste domande a un avvocato, a un legale, non certo a noi. Sicuramente, guarda. Grazie signora. Buonasera, grazie. Questo mi sembra da capire che però che l'atteggiamento dei cittadini inizia un po' a cambiare, c'è un rapporto di fiducia che va ricostruito o meglio che rischia di inclinarsi definitivamente. Certo, specialmente quando un direttore generale qui pubblicamente viene a dire alcune cose, io temo che ancora altro... Temo che ancora altro uscirà sicuramente, ne sono convinto di questo. Ecco perché bisogna fare attenzione a quello che si dice e ai messaggi che si danno soprattutto ai cittadini. Io credo che ci debba essere un ritorno ai quei valori civili che sono importanti per il benestare comune e il rispetto alla dignità, il rispetto come cittadino, come medico e la dignità della salute. Io credo che dobbiamo invece dire che proprio questa salute non viene tutelata nella regione Calabria e non certo per i medici. Ma i medici sono quelli che rischiano di stare col cerino in mano senza essere minimamente tutelati. Non pensa che ci potrebbero essere delle conseguenze negative anche da questi gazebo, da questa vostra azione di protesta? Noi dobbiamo porci rispetto ai cittadini dicendo come stanno le cose. Noi vogliamo continuare a essere il punto di riferimento perché l'ospedale di Cosenza è un bando per la città, è anche una storia, rappresenta uno spaccato di storia della nostra società civile, ma è anche giusto che si venga a sapere che ci sono delle difficoltà, delle criticità che vanno affrontate. Bisogna essere chiari con i cittadini, ormai non è che si può essere chiusi nel proprio orticello e pensare che altri possono risolvere il problema. Purtroppo altri che possono risolvere il problema non ci sono, se ne stanno al cantuccio, magari a Roma, e noi dobbiamo invece invitarli a venire da noi a dire che le cose devono cambiare sostanzialmente e sensibilmente. Solo così possiamo ricostruire un tessuto sociale che passa anche attraverso il rapporto medico-paziente. Dottor Abbonante, non c'è il rischio che i cittadini si sentano più deboli, meno tutelati, insomma, vanno in ospedale? No, questo glielo garantiamo noi, di stare tranquilli, anzi il messaggio che vorrei continuare a dire è questo, di non avere, pensare che il medico venga meno a quello che è il suo compito e il suo dovere. Certo, noi faremo anche di se tutto, denuncia... anche se denunziamo queste cose. Certo, faremo di tutto perché la situazione cambi e ce la metteremo tutta, e anche ricorrendo a delle azioni un po' più incisive e aggravanti. Ma ci può fare qualche esempio concreto? No, questo lasciamo che noi due... dobbiamo concordare insieme col dottore Marino.
Sabato scorso il sindaco di Cosenza Occhiuto si è detto pronto ad un'ordinanza. Lo strumento è quello della conferenza dei sindaci, ma concretamente un primo cittadino che cosa può, è in grado di adottare dei provvedimenti? Il primo cittadino è il responsabile sanitario locale, l'autorità sanitaria locale, anzi per dirla in maniera... della salute dei cittadini. Però sotto questo punto di vista lui può cioè, in merito all'annunziata, cosa convocare fare? L'organo consultivo che è la convenzione dei sindaci e dare ancora più vigore e forza a un'azione che venga anche da parte del primo cittadino di Cosenza, che si accorga che le cose sono critiche nell'ospedale di Cosenza. Però non bisogna strumentalizzare una situazione che i medici stanno vivendo, i medici di Cosenza e dell'ospedale stanno vivendo in maniera molto molto sofferta. Noi vogliamo delle risposte pronte e veloci e non come quelle che invece ci arrivano da lontano, che dal 2012 non si è fatto ancora nulla. Da 2 anni noi stiamo combattendo su questa enorme criticità che è la carenza organica nelle nostre unità operative, ancora non si è fatto nulla. Per cui abbiamo deciso di muoverci noi. Dottor Abbonante, ma lei ha un po' di speranza, un po' di fiducia? Io mi auguro che, come si è chiusa ieri la riunione tra i due, l'occasione tra i due direttori generali del territorio e dell'ospedale possa servire a trovare una soluzione concreta, perché una disposizione presa da un territorio può essere di aiuto all'ospedale, così come l'ospedale allo stesso tempo viene a essere integrato dalla posta acuzia nel territorio. Solo attraverso la sinergia di questi due direttori generali potremmo trovare qualcosa di concreto. Ma ciò non toglie il problema del personale, che lì è un problema regionale, è un problema che va risolto per via politica in maniera diversa. E sicuramente la Calabria non merita questo. Con la giusta volontà si potrebbe. Cioè, sicuramente la Calabria non merita per quello che ha dato, soprattutto la provincia di Cosenza. Dottore Maria. Noi vogliamo questo tavolo permanente, lo chiediamo ufficialmente noi come sindacati medici regionali e cosentini, in cui noi siamo parte attiva di un processo che porta a soluzione ai problemi. Voi avete chiesto anche che la struttura commissariale venga a Cosenza? Sì, è stato anche chiesto questo, e solo che non abbiamo avuto risposta ancora in questa... No, ma adesso vengono, questo è il 2016-2018, quando hanno tempo? No, io non vorrei che si ripetesse quello che si è ripetuto nelle scorse elezioni, perché ci sono campagne elettorali fatte proprio contro l'ospedale di Cosenza, persone elette proprio contro l'ospedale di Cosenza. Noi vogliamo fare un discorso chiaro alla popolazione e dire che ci sono difficoltà, noi queste difficoltà le vogliamo affrontare insieme a loro, dare viva voce a loro e dare forza a noi, perché è un momento molto molto critico. Ma questo non ci induce a pessimismo, perché noi siamo ottimisti. Noi abbiamo affrontato il discorso della missione del medico, una missione che è di grande valore civile, quindi noi continuiamo a farla. E il gazebo rimarrà lì anche certamente di notte, sì, con un presidio notturno? Sì, certamente sì. I cittadini si sono fermati stamattina, sono curiosi? Sì, c'è stata molta, molta curiosità soprattutto. Credo che nei giorni che verranno questa curiosità cambi in momenti più attivi, magari nel darci dei suggerimenti, delle denunce, nel informarci. Per esempio, voi sapete che c'è un ascensore fermo da 20 giorni in ospedale? No. Sapete no. Cosa fa un paziente per andare in radiologia giù? Allora entra al pronto soccorso, si fa tutto il tunnel, viene davanti al corridoio, scende davanti, poi va all'ultimo ascensore, scende giù, scende sotto, va giù, va nel corridoio della radiologia. Un ascensore, manutenzione ferma, ecco, piccole cose, accoglienza, manutenzione, cose che mancano. Naturalmente uno che arriva dalla radiologia più delle volte sulla sedia. Ma io mi chiedo cosa è successo quando la giunta regionale, avevamo 9 assessori, erano stati fatti, del Cosentino, mi pare, erano state date la disponibilità della giunta regionale di 179-190 miliardi di lire proprio per l'Annunziata, non per un nuovo ospedale, per rifare l'Annunziata. Che fine hanno fatto? Allora, questo mi ricordo. Fondi? C'è stata una... Poi c'è anche un altro problema, c'era anche la gestione Pelaia, un piano di fattibilità, di costruzione di un nuovo ospedale. Ma che fine ha fatto? Che è successo lì? C'è una questione di risorse. La lasciamo a punto interrogativo queste cose? Questione di risorse.
ormai è definitivamente accantonato il progetto del nuovo ospedale, almeno a Cosenza. Dobbiamo però pensare a soluzioni che prevedano la messa a disposizione di risorse fresche, perché non può stare così l'ospedale. È sempre comunque una soluzione di ordine politico. Io chiedo ai politici calabresi di darsi da fare in questo senso. Cosenza non può permettersi questo ospedale, tenuto conto che Catanzaro c'ha. Pugliese, che ha avuto, grazie all'Oiero, finanziamenti a IOSA per la rivisitazione. C'è la struttura di Germaneto, c'è la struttura del Tommaso Campanella. Io non voglio fare il noi cosendini siamo stati bravi a dare i nostri consensi a persone che non lo hanno meritato. Lei torna su questo aspetto? Sì, per me è la questione importante, non saremmo arrivati al punto in cui siamo. Quindi la colpa è della politica? Sicuramente. Ma recentemente come si sta muovendo? Tranne quello che leggiamo sui giornali non abbiamo visto niente di concreto. Oggi c'era una nota di il DV. Sì, solidarietà di DV, certo, come no. Solidarietà IOSA. Solidarietà IOSA? Sì, certo. Da tutte le parti. Ma per il resto non... Ma perché sono tutti quanti infognati lì davanti al tavolo massicci. Nessuno si piglia la briga politica di dire la parte tecnica non ci interessa. Il FADDA, il sottosegretario del Ministero della Salute, l'ha detto chiaramente che questo sistema di piani di rientro ha portato a sofferenza dei cittadini in tutte le regioni in cui è stato portato avanti. Noi non soltanto l'abbiamo portato avanti per 3 anni, ci hanno condannato ulteriori 3 anni di piano di rientro, perché non sono accontentati i primi 3 anni. Noi siamo la regione canaglia per il tavolo massicci, perché a mio parere la politica calabrese non è credibile. Bisogna fare uno scatto di reni. La politica calabrese deve dimostrare la sua credibilità con uno sistema progettuale diverso. Siamo alle battute finali, chiederei ad entrambi una dichiarazione per chiudere questa nostra discussione. Ma in un flash, dottore Bonante. Sollecito il mio direttore generale a riaprire il tavolo delle concertazioni, di discutere, di aprire dei dialoghi, cercare di portare a conclusione almeno quella fase di cognitiva che avevamo programmato insieme, di portare a termine tutte le altre cose con cui abbiamo lavorato, e speriamo che l'aiuto da parte dei politici che abbiamo chiesto venga fuori. Dottore Marino, io lei? Rinnovo il discorso di una costituzione di un tavolo permanente a livello regionale e che la politica si faccia a carico di questa problematica. Al direttore generale Gangemi chiedo che faccia meno denunce e più fatti. Bene, chiudiamo qui. Ringrazio il dottor Abbonante, vice segretario regionale di ANO Assomed, e il dottor Marino, che invece è segretario regionale CISL Medici. Grazie a quanti ci hanno seguito da casa. Buonasera.